Che cazzo hai fatto? Oh, fai male, vai. Ognuno ha il suo viaggio dentro questa storia, però per quanto riguarda me c'è questo rapporto molto conflittuale col padre. Rimboccate le maniche, fai quello che ho fatto io prima. Ed è bello come secondo me viene sviluppato proprio a livello psicologico questa introiezione della figura paterna e cosa comporta l'aver subito tutto quello che lui scarica sui figli, sulla famiglia. E ho già detto a Salemi di toglierti la firma dal conto. Senti, cazzo. Io ho desiderio di, insomma, andare avanti, di vedere più in grande e soprattutto di emanciparmi da questa figura. Sto dietro a un progetto che è un'occasione per tutti a prescindere. Che progetto? Un terzo del resort di Mandolesi in Sardegna. Stai scherzando? Io sono la cocca di papà. Anche se in tutti i flashback che ci sono all'interno di questa serie si scopre che il rapporto con il nostro padre non è stato facile per nessuno dei tre. Che ti metti a fare la zoccola in macchina con quel coglione? Ma che zoccola? Ma poi perché ce l'avete tutti quanti con lui? Quello è una merda! Sono quella che tra tutti ha più portato a sé il modo di fare di suo padre, il suo voler essere integerrimo in ogni tipo di scelta e anche molto severa con se stessa. Ma ti rendi conto che ti ho aspettato tutto il giorno come una stronza? Amore mio, stavo impicciato in 1000 riunioni, stanno 3000 problemi con sto cazzo di Hot. Che ti devo dire, una tragedia. La vita sentimentale di Sara è una vera tragedia perché, vabbè, non è un mistero che è una vita a tre, insomma. È risolto il problema? Inutile che ridi. Francesco fa sempre questa confusione tra personaggio e persona, quindi mi prende in giro continuamente. Perdi tempo con quello. Non vuole te, vuole quello che abbiamo, ci arrivi. Tra l'altro, diciamo, il fratello gli aveva detto proprio All'inizio dei tempi che non era la persona giusta, però lei è un po' lenta. Vabbè, scherzo, ognuno deve leccare le sue ferite. Cioè, quindi tu prenderesti questa parte qua? Quest'ala, i puntini qua sotto, il ristorante. Carlo sta abbastanza bene sentimentalmente, nel senso che è divorziato da una donna con cui ha una figlia di 17 anni. Rimane però una presenza costante nella sua vita, ha sempre rappresentato una persona che credeva in lui. Tuo padre non lo sa. Lo sai come la pensa, no? Non lo so, però non so come la metterai con lui, ma questo posto non te lo puoi proprio lasciare sfuggire. Questo rapporto finisce perché ho bisogno di altro e incontro un'altra persona con cui sento, credo, tanta vita. Ah, bene. Carlo! Calma. Dimmi. Senti, io posso capire, invitare tua figlia ci mancherebbe, ma la tua ex? Stop! Ok, signori, giriamo, grazie! Sta bene, lontano da qua, un fan cazzo! Come sta? Ciao! Paolo torna a casa e oltre a ritrovare la famiglia in un momento comunque di gioia, un momento conviviale, di festeggiamento, ritrovo tutto un carico comunque che la famiglia e questo luogo, questa casa comunque ha per me, una valenza comunque importante, gravosa. Fatte pure una doccia, visto che ci stai. È sempre più simpatico lui, com'è? Sì, hai visto? Io sicuramente ho un rapporto molto conflittuale con tutta la famiglia, forse meno con mia madre che è l'unica sponda dentro questo mondo di matti. Senti, ti ho fatto preparare questo vestito qua, te lo ricordi? È quello della laurea? Papà non butta via niente, è rimasto qua. Rimane comunque sì un corpo estraneo rispetto poi a tutto il contesto ristuccio, al contesto ristorante, alle loro ambizioni. Ma grazie, grazie per tutto quello che hai fatto. Oh, papà non lo sa, eh. Comunque io dico niente. Bocca chiusa. Bello rivederti. Grazie.